ti prego, almeno dimmi che sei felice. Ma come, perché? Ma tu sei una principessa. Sei la principessa del segmento delle tour. Poi hai un motore sotto che è una roba pazzesca, hai questa livrea rossa, hai quel look lì che ha ispirato tanti, ti hanno copiato, ma non riescono a copiarti fino in fondo. Dimmi che sei felice, dai. Ma come, perché? Ma perché sei o non sei una principessa? Ok, lo sei. E allora le principesse dove bisogna portarle? Al castello! Io ti ho portato al castello di Pozzolo Formicaro! Non sei la multistrada V2S più felice del mondo, dell'universo? Sì, e allora anch'io lo sono. Siamo una coppia fantastica! Ragazzi, sono reduce da una giornata in pista con Ducati Milano, con l'ingegnere Claudio Domenicali, al circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, dove una miriade di Ducati si sono ritrovate per passare una giornata in compagnia. Bene, io ho avuto la fortuna di provare lei, ho detto, ma perché non ne approfittiamo? Facciamo anche un test ride per i nostri ragazzi, per i nostri amici. Allora Pita l'ho portata qui al castello, ma adesso andiamo a farci un giretto. State con noi? Dai! Eccoci in un attimo a galoppare felici. La mia principessa è potente, veloce e adora far girare la testa ai passanti. Quando l'ho recuperata nella sede in via Ammiano, mi sono premurato di chiedere agli amici di Ducati Milano se a loro avviso la V2 è vissuta dal cliente che si avvicina al prodotto multistrada come la sorellina, diciamo così, meno dotata della Multi V4. Era un mio crucio, un mio timore. Conoscendo quanto crudeli a volte sappiano essere i motociclisti, mi ero detto, stai a vedere che... Invece mi hanno subito tranquillizzato. Bob, stai tranquillo. La V2 è semplicemente la V2. E stop. Chi ama il bicilindrico a testa stretta non la cambierà mai. E ci metto pochissimo a capire che è tutto vero. Ma Bob, ha solo 113 cavalli. Io, ragazzi, credo che sia un portento. È come andare a spasso sulla groppa di Thor che scaglia il suo martello contro Mangog. È impetuosa quando glielo chiedi, docile e mansueta nel girovagare guardandosi intorno. Nient'altro da dire. Sono rimasto allibito dalla maneggevolezza. È una piuma e anche da fermo, costretto a maneggiarla per un parcheggio improvviso o magari nell'incasinatissima Milano, non provi quella sensazione sgradevole e inquietante di dover spostare un cammello con in groppa due turisti crocchi, magari anche sovrappeso. Ho reso l'idea. Non starei a snocciolarvi i dati tecnici che probabilmente conoscete già molto meglio di me, ma vorrei riuscire a trasmettervi le sensazioni che questa V2 è in grado di trasmettere. Ho spippolato un paio di volte i ride in mods e in sport diventa ancora più bestiale. Il sorriso ti si stampa in faccia per default, ma la classica mappa turismo è molto adatta anche ad un capitan lumaca come me. Anche il quick shift è una figata. Personalmente lo preferisco negli innesti in salita mentre in scalata. Da bravo vecchietto mi piace dettare i tempi della scalata con autorevole decisione e a mio insindacabile giudizio. Chiaro che il cambio elettronico della Multi farebbe tutto molto meglio. Vabbè, questo è facile. Alla guida si sta super comodi. La sella, studiata non solo per giocatori dell'NBA, è perfetta ed è tra l'altro disponibile in varie altezze per accontentare anche coloro i quali hanno avuto qualche centimetro in meno di stacco coscia da madre natura. Per chiudere vi riassumo qualche chicca che ho fin qui dimenticato. La Multi V2 è equipaggiata di serie con un pacchetto elettronico di ultima generazione. Il pacchetto comprende l'ABS Cornering, il Vehicle Hold Control, il Ducati Traction Control, i 4 Riding Mode, Sport Touring, Urban e Enduro, completamente configurabili dall'utente, la novità del sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva il lampeggio della luce posteriore. Nella versione che ho provato io, la V2S, si aggiungono le sospensioni elettroniche Skyhook, il cruise control, il proiettore full LED dotato della funzione Ducati Cornering Lights, il Ducati Quick Shift Up and Down, di cui abbiamo parlato sopra, il sistema hands-free, il cruscotto TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione e i comandi elettrici al manubrio retroilluminati. Dai, adesso fatemi contento e confidatemi che vi ho messo voglia di provarla. La mia principessa vi aspetta per fare un giro da Ducati Milano e Ducati Sesto San Giovanni. Chiamatela, chiamatela!